26 marzo del 1921 venne inaugurato il fascio di combattimento di Guastalla, che aveva sede proprio qui, in via Beccaria 1. I fascisti guastallesi furono protagonisti degli esordi del fascismo in provincia di Reggio Emilia. E già il 6 marzo si erano già resi protagonisti, pochi giorni prima, il 27 febbraio del 1921, dell'assalto alla cooperativa di consumo di Sant'Elero d'Enza. Il fascio di combattimento venne inaugurato tramite un comizio. Durante la giornata venne anche una sfilata su via Gonzaga, la via principale del paese, e si tenne anche una distribuzione, una fitta distribuzione del giornale fascista di Bologna, L'Assalto. Probabilmente proprio da questa giornata venne l'idea di fondare il giornale degli squadristi reggiani, che venne fondato proprio qui a Guastalla. Si chiamava Allarmi e inaugurò con la prima edizione di saggio il 16 aprile del 1921. E nel 1932 il regime fascista riconobbe 79 squadristi, a cui 15 fu concesso anche il brevetto della marcia su Roma, nel contesto delle celebrazioni per il decennale della marcia su Roma. I fascisti guastalesi presero molto spesso l'iniziativa nei mesi successivi, anche dell'aprile, furono protagonisti di diversi assalti ai municipi del circondario, furono protagonisti anche di diversi omicidi, tra cui quello di Riccardo Siliprandi a Luzzara. Tra gli squadristi guastalesi più noti, oltre al segretario Gino Codeluppi, troviamo anche e Leonida Carpi, che fu l'autore materiale dell'omicidio Siliprandi e che guidò l'assalto, ad esempio, anche al municipio di Vrescello il 24 aprile del 1921. In generale gli squadristi guastalesi si distinsero in tutto il circondario, anche nella provincia, possiamo dire, per la loro ferocia, anche tramite operazioni che loro stessi chiamarono operazioni di conquista, cioè in generale tutte le amministrazioni della Bassa Reggiana, che erano a guida socialista, a esclusione di quella di Boretto, in brevissimo tempo si dimisero su minaccia della violenza, e in questo caso furono proprio protagonisti, appunto, gli squadristi di Guastalla. Il 6 marzo del 1921, come dicevo prima, fu celebrato l'inaugurazione del gagliardetto fascista, quindi l'inaugurazione del fascio di combattimento di Guastalla. E con una comunicazione del fascio locale che usava proprio queste parole. Assicurava che la celebrazione persuaderà la popolazione che il fascio non vuole provocare, solo manifestare civilmente i loro programmi, ma ben decisi a non tollerare alcuna provocazione. Poco più di un mese dopo, il fascio di combattimento assaltava il municipio di Guastalla. Nel settembre 1919 avvengono le elezioni politiche e il Partito Socialista Italiano trionfa a Guastalla con 1.618 voti su 2.294. Un successo che viene poi ripetuto nuovamente alle elezioni dell'11 ottobre 1920, questa volta le elezioni amministrative, con la rinnovata conferma del Partito Socialista Italiano su Guastalla con 1.776 voti su 2.289. E si elegge un nuovo sindaco, appunto, Enrico Macca. Però nel 1921 lentamente la violenza fascista comincia a dilagare, avvengono diversi attacchi nel circondario, avviene, appunto, come dicevamo prima, diversi assalti, diversi omicidi. Il 16 aprile 1921 i fascisti guastallesi, aiutati da altri del circondario, danno l'assalto, appunto, al municipio di Guastalla. I consiglieri comunali che erano presenti all'interno vengono costretti a una sorta di umiliazione pubblica, vengono costretti a firmare un documento, a leggerlo, in cui viene scritto che essi non rappresentano più gli interessi della popolazione guastallese. E nello stesso giorno viene attaccata
anche la Camera del Lavoro di Guastalla, che aveva sede in via Goldoni, viene attaccata e saccheggiata. Gasparini, il segretario, viene costretto a consegnare ai fascisti le bandiere rosse della Camera del Lavoro, che vengono poi bruciate sulla pubblica via. A causa di tutte queste violenze, il 18 di aprile, due giorni dopo, l'intero Consiglio Comunale darà le dimissioni. Da quel momento inizia, possiamo dire, il potere fascista sul paese di Guastalla. Il 19 novembre del 2022, a un secolo di distanza dall'assassinio di Carlo Mariotti, abbiamo svolto un'iniziativa qui a Guastalla per ricordare, per riportare alla memoria, per rifare luce su queste due figure, tramite un piccolo convegno e una passeggiata sui luoghi dell'aggressione fascista a Guastalla. Per finire siamo trovati proprio qui, sotto questa targa, per ricordare le prime due vittime del fascismo a Guastalla. Paolo Mantovani nacque a Mazzano, in provincia di Brescia. Si stabilì poi qui a Guastalla, per la precisione a San Rocco di Guastalla, dove faceva il contadino. Era probabilmente o un piccolo affittuario o un mezzadro. Era nato il 19 gennaio del 1899 e all'epoca della sua morte aveva solo 22 anni. Il 17 settembre del 1921 a San Rocco di Guastalla alcune persone strappano un manifesto dei fasci di combattimento. Dal direttorio del fascio di Guastalla parte una squadra che si porta appunto nella frazione di San Rocco. Passando davanti alla cooperativa spara senza preavviso. Mantovani viene ferito gravemente, viene ricoverato all'ospedale locale, dove poi appunto morirà due giorni dopo, il 19 settembre del 1921. Sappiamo altrettanto poco di Carlo Mariotti, sappiamo che era originario di Guastalla ed era nato il 29 luglio del 1883 e all'epoca della sua morte aveva appunto 38 anni. Era un muratore ed era un attivista, un militante del Partito Popolare di Guastalla. E Mariotti si reca a votare per le elezioni amministrative del 19 novembre del 1922. All'ingresso incontra gli squadristi, che di fatto presidiano l'entrata ai seggi elettorali. Sono armati e costringono le persone o a non entrare direttamente dentro la cabina elettorale oppure a votare appunto per il fascio di combattimento, e lo fanno di fatto consegnandogli una scheda già compilata. E Mariotti si oppone a queste squadre e fu colpito con un bastone alla testa, sino appunto a fracassargli la scatola cranica. Fu portato all'ospedale, dove morì appunto il giorno dopo. Il governo istituì una commissione che era guidata da Emilio De Bono, uno dei quadrumviri della marcia su Roma. La commissione di fatto fece di tutto per incolpare lo stesso Mariotti della sua morte. Cominciò a scrivere che Mariotti era epilettico, che aveva avuto un malore e di fatto non si fece alcuna giustizia su l'omicidio, come non si fece alcuna giustizia appunto neanche per Paolo Mantovani. Quelle di Paolo Mantovani e di Carlo Mariotti sono solo due dei tanti omicidi che avvengono in provincia di Reggio Emilia tra il 1920 e il 1925 e di cui molto spesso si è persa la memoria.